quando il romanzo moderno incontra la scuola, importante appuntamento culturale presso il liceo magistrale Palumbo di Brindisi con la presentazione del nuovo libro di Bruno Gambarotta dal titolo Le ricette di Nefertiti, edizioni Garzanti. L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato alla cultura della provincia di Brindisi ed organizzata dall'associazione Vivi la tua città e Taberna di Braria, entrambe di Latiano. Nell'aula magna dell'istituto brindisino lo scrittore ha incontrato gli studenti per parlare della propria opera e delle esperienze artistiche che hanno caratterizzato la carriera di giornalista, attore, conduttore ed autore televisivo e radiofonico. Gambarotta, che ha all'attivo una lunga lista di opere letterarie, è riuscito a catturare l'attenzione dei giovani allievi che hanno posto le proprie curiosità sul romanzo, che narra le vicende di un egittologo torinese alle prese con il papiro appartenuto niente meno che a Nefertiti, mitica figura dell'antico Egitto, all'interno del quale sono contenute 12 ricette afrodisiache. Nel corso della storia il papiro verrà smarrito e sarà compito di Paolo Maria Barbarasa, il protagonista, ritrovarle nelle case della Torino Bene. Un viaggio tra fantasie erotiche e cucina, come consuetudine delle numerose opere letterarie di Bruno Gambarotta.